Mamma, non scegliere di vincere da sola. Io e te insieme possiamo vincere. Questo è il titolo dell'incontro svoltosi nella sala convegni dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, voluto dagli amici di Angelica in collaborazione con l'associazione Progetto Luna, al fine di lanciare un messaggio di speranza alle donne che affrontano il tumore durante la gravidanza. Il messaggio, come massimo rappresentante dei colleghi di tutta la provincia, è quello di l'auspicio è quello di portare a non decidere obbligatoriamente quale delle due vite salvare, ma noi dobbiamo lottare tutti quanti, noi da medici e la società, perché questa scelta non venga fatta, cioè tutte e due le vite possono continuare, la donna in gravidanza con neoplasia e il bimbo che nascerà. Appena un anno fa si è spenta una giovane donna che portava in sé il dolore della malattia e la felicità della maternità. E così gli amici di Angelica, assieme al progetto Luna, con questo incontro vogliono non soltanto ricordare, ma soprattutto aiutare tutte quelle donne che combattono contro il cancro, ma che allo stesso tempo desidererebbero vivere la quotidiana gioia della loro gravidanza ed essere mamme. Angelica Sapienza era una donna, una madre che ha purtroppo ha avuto un percorso non felice, perché durante la gravidanza le è stato diagnosticato un cancro, e purtroppo ha avuto la meglio il cancro rispetto alla sua forza e alla sua determinazione. Angelica Sapienza è una donna come tante che affrontano questo tipo di problema e lo affrontano con la consapevolezza che devono lottare per ritornare alla propria vita e per dare una madre e continuare ad essere madre. Scoprire di avere nel proprio ventre un germoglio di vita e sapere subito dopo di avere una malattia che forse pregiudicherà il tutto è solamente sconvolgente. Quindi la testimonianza di Angelica, che non ce l'ha fatta ma ha portato avanti una nuova vita, deve essere testimonianza per tutte le donne, non solo che vivono la malattia portando in grembo un bimbo, ma anche per le donne che fanno terapia e desiderano ancora diventare mamme. Quindi dobbiamo dare utile informazione e sostegno, e gli amici di Angelica vogliono fare questo, volgere a positivo questo evento negativo e dare aiuto con attività future a quanti vivono questo particolare problema.